A parlare di cartoni animati qui su YouTube Italia siamo in parecchi, però una cosa che ho notato è che in pochi trattano i cortometraggi. Il motivo in realtà è semplicissimo: i cortometraggi non sono famosi e popolari come le serie oppure i film, pertanto in un'ottica di contenuti visualizzati tendono a riscuotere meno successo. Io stesso avrò fatto forse 2 video in tutto su corti animati e la ragione è proprio quella lì. Tuttavia, il mondo dei corti è immenso, intricato e super interessante, e questo perché il cortometraggio è lo strumento perfetto per l'autore indipendente o emergente che vuole mostrare al mondo le sue capacità. Canali come Gobelin Paris, per esempio, sfornano cortometraggi fantastici con tecniche e con stili diversissimi, funzionando un po' da portfolio per i vari creator. Ecco, nel video di oggi voglio consigliarvi 3 corti animati, tutti reperibili gratuitamente e legalmente su YouTube, che a mio avviso sapranno sorprendervi. Buona visione! Il primo corto che vi consiglio, di Gabe Hordos, si intitola Old Knight, il vecchio cavaliere, e racconta l'ultima avventura, appunto, di un vecchio cavaliere che deve salvare il suo altrettanto vecchio cavallo. Essendo veramente corto, meno di 3 minuti complessivi, non metterò clip animate ma solo immagini fisse, così da non rovinarvi troppo la visione. Per prima cosa, non è muto, anzi, ci sono delle linee di dialogo, dettaglio non scontato in materia di corti indipendenti. Molti corti Pixar, per esempio, non hanno dialoghi. L'aspetto che colpisce subito dell'opera è senza dubbio il contrasto tra i soggetti in primo piano e le ambientazioni. Mentre i primi sono particolareggiati e definiti, le seconde tendono a essere vaghe e abbozzate, un contrasto chiaramente voluto che accentua tantissimo l'estetica e le forme delle figure principali. Un altro contrasto molto forte e indicativo è quello cromatico. Gli unici elementi colorati, infatti, sono il re che si vede all'inizio, il cavaliere protagonista e il fuoco del drago malvagio. Il resto è tutto in sfumature di grigio, un grigio che conferisce alla storia un che di atavico e di separato dal tempo e dallo spazio, quasi. In effetti, nell'economia del racconto, spazio e tempo non sono per nulla rilevanti. Si tratta di un regno sconosciuto, con un salone del trono totalmente anonimo e di una foresta qualsiasi, una foresta con alberi, rocce e caverne, come se ne possono vedere a centinaia. Eppure, il senso di fantasy, di sconosciuto e di avventura si può avvertire ovunque, senza contare poi il character design veramente molto azzeccato, a metà fra lo stile degli anni 90 alla Incantesimo del Lago, per capirci, e quello invece un po' più moderno che ricorda Ribelle o anche Dragon Trainer. Per quanto concerne il dinamismo delle animazioni, questo è assai ben curato. La lotta tra il cavaliere e il drago, seppur breve, è molto tridimensionale e molto concitata, e ci sono anche alcune inquadrature molto interessanti che vogliono simulare dei piani sequenza, un dettaglio non da poco, soprattutto considerando che tutto il corto è stato fatto da una persona sola. Insomma, ragazzi, per 3 minuti direi che Old Knight vale sicuramente la pena di essere visto. La seconda opera che vorrei proporvi è completamente diversa sia nella durata che nello stile. Forlorn di Alex St-Pierre è un corto di una decina di minuti realizzato con il motore grafico Unreal Engine, lo stesso utilizzato nel settore dei videogiochi, e infatti il cartone ricorda tantissimo una di quelle sequenze in CGI presenti per l'appunto nei videogames. La storia, anche qui, è molto semplice. Una mercenaria deve ritrovare un qualche tipo di tesoro nascosto in un'antica fortezza, ma sul più bello, ecco che spunta anche il guardiano del tesoro. Ad un primo sguardo, l'influenza dei videogiochi della serie Souls di From Software risulta più che lampante. Infatti, Forlorn sembra una fusione tra Demon / Dark Souls e i videogiochi post-apocalittici in stile Fallout, con anche, verso il finale, una piccola spolveratina di Dishonored.
La scena con la protagonista, con l'armatura di Ostrava di Boletaria, che cammina sul ponte e con il mostro che si arrampica dal parapetto, sembra uscita direttamente da Dark Souls, quando i non morti vuoti ti bloccano in trappola sui percorsi stretti. Interessante è anche il primo nemico, il guardiano del tesoro. Anche lui ricorda un non morto targato From Software, con però qualche dettaglio preso dal mitico generale Grievous di Star Wars La Vendetta dei Sith, soprattutto nelle articolazioni e negli artigli dei piedi. La scena in cui inizia a correre verso la protagonista, poi, è molto inquietante. Il secondo nemico, invece, è forse un po' meno ispirato. Molto animalesco e ferale, sembra un po' un golem di legno. Tuttavia, nel complesso, contribuisce anche lui a veicolare una dimensione di pericolo e di terrore, che è un po' il fil rouge dell'opera, se vogliamo. Sicuramente Forlorn è un po' grezzo e spigoloso, ma tutto sommato riesce a dare allo spettatore un senso di horror vacui veramente impressionante, con architetture imponenti e massicce che, con i loro cornicioni, le loro guglie e le loro colonne, sovrastano la mercenaria protagonista, piccola e mingherlina. Parlando delle animazioni, ci sono riprese in soggettiva parecchio curate sul fronte visuale, con cambi di inquadrature sempre eleganti e accompagnati, mai bruschi o improvvisi, in modo da condurre l'occhio dello spettatore durante tutto il racconto. Sì, forse Forlorn non è il lavoro tecnicamente più appariscente e sfolgorante del mondo, tuttavia per gli appassionati di un certo tipo di dark fantasy molto videoludico, potrebbe essere una chicca da non sottovalutare affatto. Ma adesso, signori, è giunto il momento dello sponsor, perché questo video è sponsorizzato da me. Sapevate che ho scritto un libro? Eh sì, è un saggio sul cinema animato di Mamoru Oshii, il regista, tra le altre cose, di Lamù, di Pat Labor e di Ghost in the Shell. Dai su, non fate i pigri e preordinatene una copia dal link che trovate qui sotto in descrizione. Non ve ne pentirete, parola mia. Infine, eccoci al pezzo forte del video, Alien Monday di Paul Ottaking Johnson. Con i suoi quasi 20 minuti totali, Alien Monday potrebbe tranquillamente essere l'episodio di una serie anime, e questo anche da un punto di vista tecnico. Ambientato nel mondo di Alien, ideato da Ridley Scott nel lontano 1979, Monday racconta di una geologa che scopre uno xenomorfo a bordo del suo cargo minerario. Così, ecco che inizia una terribile lotta per la sopravvivenza. Naturalmente è un'opera fan-made, quindi non appartiene al canone ufficiale, tuttavia rispecchia perfettamente le vibes di Alien, soprattutto del primo e del terzo film. Nella prima parte, molto claustrofobica, vediamo la protagonista che fugge dal mostro negli stretti e bui corridoi della nave, esattamente come succedeva a bordo della Nostromo, con anche un paio di facehugger simili a scorpioni che scorrazzano in giro. La seconda parte, invece, si sposta all'esterno, nello spazio, infatti si vede la protagonista uscire dal cargo per entrare in una specie di rover da ricognizione, un veicolo isolato in cui lo xenomorfo non potrebbe raggiungerla. Lo stile estetico scelto è una via di mezzo tra l'animazione 2.5D e il rotoscopio interpolato. Infatti, a inquadrature fisse e statiche si contrappongono sequenze molto cinetiche e piene di quella fluidità tipica appunto del rotoscopio interpolato, soprattutto la scena in cui la protagonista e il mostro si sfiorano a gravità zero, con la macchina da presa che simula un loop a 360 gradi molto apprezzabile. Spettacolare è anche la scelta del silenzio devastante nella parte spaziale. Se infatti all'interno dell'astronave si sentono urla, versi agghiaccianti e boati assordanti, nello spazio è tutto ovattato e muto, come dovrebbe essere, dettaglio che sposa perfettamente la famosa tagline del film: nello spazio nessuno può sentirti urlare, tagline che personalmente ho sempre trovato inquietante e spaventosa. Per concludere, direi che fra i tre corti questo è certamente il più impressionante. A fronte di una storia semplicissima basata sulla pura sopravvivenza, offre uno spaccato fantascientifico degno di questa saga oramai leggendaria, uno spaccato che in un paio di punti riesce a terrorizzare tantissimo anche al netto di un'estetica animata.
Ebbene, signori miei, il video finisce qui. Come dicevo, tutti e tre questi corti sono visibili su YouTube in modo gratuito e legale. Basta solo digitare i loro titoli nella barra di ricerca e appariranno sui canali dei rispettivi creatori. Io vi ringrazio di cuore per la vostra attenzione. Scrivetemi giù nei commenti quale dei tre vi è piaciuto di più e perché. Poi date un'occhiata al mio libro se ne avete voglia. E noi ci becchiamo, come tutte le volte, al prossimo video!